ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. A partire dall'inizio del prossimo anno, l'azienda ospedaliera Marche Nord scomparirà e verrà inglobata nell'azienda sanitaria territoriale di Pesaro Urbino e quanto previsto nella riforma regionale della legge 13. Un errore o una scelta giusta? Io questo non lo so, prima di esprimermi voglio leggere i documenti come è mia abitudine fare. Abbiamo avuto solo uscite sulla stampa, a volte anche contraddittorie tra i vari assessorati, quindi sinceramente aspetto di avere sotto mano sia il piano sociosanitario sia la modifica della legge 13, la studierò con il mio gruppo di lavoro, all'interno del Movimento 5 Stelle faremo eventualmente anche una serie di proposte migliorative di queste riforme quindi per il momento non mi esprimo. La consigliera 5 Stelle Ruggeri ha presentato un'interrogazione in Consiglio regionale con la quale sollecita la Giunta regionale ad intervenire per invertire una tendenza sempre più preoccupante legata alla mobilità passiva sanitaria nella provincia nord delle Marche. Il saldo negativo della mobilità sanitaria è salito da 5.700 casi nel 2018 fino a quasi 6.300 casi nel 2020. Abbiamo fatto questa analisi comparata del costo della mobilità passiva nella nostra provincia negli ultimi anni ed è emerso appunto che sta andando peggiorando, quindi evidentemente c'è qualcosa che non sta funzionando e ho preparato un'interrogazione, spero che venga discussa presto in Consiglio regionale per capire quali sono le indicazioni che l'assessore Saltamartini vorrà dare all'azienda e soprattutto i correttivi che vorrà mettere in campo per evitare che a tutti noi cittadini marchigiani costi così tanto questo fenomeno.